I 100 dipendenti piacentini di Unieuro tremano per la possibile chiusura degli uffici e del magazzino della nostra città. I lavoratori temono che il matrimonio del gruppo con Marco Polo Expert possa portare al sacrificio delle strutture piacentine e di quelle di Monticello d'Alba in Piemonte. Da settimane infatti si rincorrono voci sul possibile drastico ridimensionamento della parte direzionale, che con l'unione dei due gruppi rappresenterebbe un doppione rispetto a quelli proprio di Marco Polo Expert, il socio forte della Nuco sorta dall'operazione. Ciò vorrebbe dire, nel migliore dei casi, uno spostamento negli uffici del nuovo socio, che si trovano a Forlì. Soluzione difficilmente praticabile quasi per tutto il personale piacentino, per il quale si starebbe già parlando di cassa integrazione e licenziamenti. A quanto pare, invece, nessun problema per il punto vendita cittadino. E mentre tra i lavoratori montano rabbia e preoccupazione, martedì i sindacati di categoria avranno il primo contatto con la dirigenza, nel corso di un incontro informale convocato per la mattina. La questione è già sul tavolo anche dell'assessore provinciale al lavoro Andrea Paparo, che si è messo a disposizione per facilitare la trattativa tra le parti. Dà ancora più amarezza, perché non è quindi una crisi di mercato strutturale, ma una serie di scelte che comunque società private legittimamente fanno, però credo che questo, insomma, debba anche far riflettere di quanto a volte i territori siano piccoli e impotenti rispetto a un mercato globale che non guarda in faccia a niente e a nessuno. Ciò nonostante, credo che noi abbiamo il dovere di far sentire la nostra voce nei limiti del possibile.